Ben arrivato, direttore. Ieri nella visita all'Immergas sia il presidente che il vicepresidente hanno elogiato il tuo lavoro sul mercato. Tu come lo giudichi il tuo lavoro? Come è andato? Intanto ci tengo a ringraziare la società, il patron e i presidenti per lo sforzo economico che hanno fatto e per la vicinanza e l'aiuto che mi hanno dato, che ci hanno dato in questi mesi. Quindi questa è la prima cosa a cui tengo molto. E per quanto riguarda in generale, insomma, quello che è stato il calciomercato, io credo che forse ero il decimo o l'undicesimo, penso di non essere mai stato soddisfatto. E anche in questo caso non lo sono completamente. Però è la normalità, no, cioè, proprio è una cosa caratteriale, credo, sono fatto così. Non lo sei completamente perché non sei riuscito a raggiungere qualche obiettivo che si chiama? No, non è che è l'obiettivo che manca oppure che non manca, ma fondamentalmente c'è sempre, no, qualcosina in cui... uno può dire così, magari dovrò fare meglio, potevo fare meglio. La cosa certa è che dai primi di giugno la Reggiana se l'è battagliata con tanti, in tante situazioni, ha sgomitato, sbracciato, ha perso in alcune case, ha vinto in altre, comunque c'era, era lì, insomma, ecco. D'altronde l'avevi detto, il mercato lo si farà l'ultima settimana e così è stato per tanti giocatori. Senti, un punto che forse ti dà qualche rammarico è un centrocampista o due in più e un attaccante in meno, può essere? Centrocampisti ne abbiamo tanti. 10. Sì, esatto, ne abbiamo tanti, un po' per scelta, perché abbiamo dei centrocampisti che possono... a volte il mister giocherà, mi diceva, con due centrocampisti e un attaccante, cioè due tre quarti e un attaccante, a volte con un tre quarti e due attaccanti, quindi la decisione era quella per mettere a livello numerico qualche centrocampista in più, insomma, gli attaccanti, anzi siamo anche probabilmente in sovrannumero. Un po', allora, fondamentalmente rispetto a quelle che sono anche le mie abitudini per scelta e parlando anche con il direttore, con i presidenti, si è scelto di fare una rosa un po' extra large anche perché avevamo passato il turno di Coppa e quindi c'era sicuramente un altro impegno in più perché vediamo alcuni giocatori come diciamo... come affronteranno questo percorso, questa nuova categoria e questo diciamo questi primi mesi e poi vedremo e valuteremo quando sarà finito il girone d'andata. Diciamo che il primo step a livello generale di presa di coscienza, no, di tutto quello che è stato fatto sarà appunto alla fine del girone d'andata. Senti, facciamo qualche nome, per esempio Novakovic, è mai possibile che abbia scelto il Lecco, privilegiato il Lecco invece che la Reggiana? Sono solo questione di soldi? Ma bisognerebbe chiedere a Novakovic perché ha scelto il Lecco e non la Reggiana, ma Novakovic ha praticamente le stesse caratteristiche di Gondo, quindi fondamentalmente, sinceramente sono contento alla fine che abbiamo preso Gondo perché diventerà un giocatore della Reggiana. E quindi avrà un maggior spirito di appartenenza perché mi piace il fatto che l'allenatore stesso possa lavorare con attaccanti, non solo con attaccanti con cui aveva già lavorato. Quindi consideri la salvezza, secondo rimane di vendita della Reggiana, c'è questa clausola. Io credo che la salvezza è il nostro obiettivo, insomma è l'obiettivo che la società ci ha dato. Io credo che bisogna essere sempre coscienti e realisti. Io quando sono arrivato qui l'anno scorso mi è stato detto: ma ti rendi conto di dove sei arrivato? Credo che con il lavoro uno ha dimostrato di essersi reso conto, cioè ero arrivato in un posto dove la squadra l'anno prima aveva fatto 86 punti, c'era solo un modo per migliorare, era quello di vincere, di arrivare primi. E quindi
anche, diciamo, decisioni che da una parte seguivano una certa continuità, dall'altra, diciamo, anche un po' coraggiose, penso, perché insomma abbiamo venduto il nostro capocannoniere dell'anno precedente alla nostra, una delle nostre due dirette rivali, quindi penso di aver da una parte rischiato, dall'altra fatto una scelta che poi alla fine ha pagato in tutti i sensi. E quest'anno tutti devono rendersi conto, adesso dico a tutti che bisogna rendersi conto della realtà dove siamo e che andiamo ad affrontare, perché siamo una realtà nuova, una società nuova, una squadra nuova in Serie B. La Reggiana negli ultimi 20 anni l'ha fatta una volta. Ho riguardato oggi per precisione la classifica di quella stagione e mi sono rivisto un po' tutte le squadre che c'erano in quella stagione. In quella stagione c'erano 89. tre società che investivano continuativamente nel tempo soldi importanti. Oggi ce ne sono quasi 10. Quindi è una Serie B completamente diversa, molto più complessa e competitiva rispetto a 3 stagioni fa, dove veramente ci sono un numero importante di società che annualmente fanno investimenti che forse prima appartenevano solo alla Serie A e invece adesso fanno parte del campionato di Serie B. 3 anni fa la Reggiana è arrivata, contiamo le tre che retrocedono e le due che fanno i play-out, la Reggiana ha fatto 34 punti e ne servivano 46 per non fare i play-out, quindi è arrivata a 12 punti dalla salvezza. Oggi in un campionato di livello superiore, a mio avviso, superiore perché ci sono più soldi che si spendono, basta vedere quelli, perché poi alla fine, purtroppo, per fortuna ci sono strategie, ci sono progetti, ma la forza più preponderante e dominante rimangono sempre quella economica. E quindi io credo che dobbiamo fare un percorso tecnico-finanziario che ci possa permettere di lottare per quello che è il nostro obiettivo, che è un obiettivo da raggiungere. Mi è piaciuta molto la squadra, che ha dimostrato in queste 4 partite, con le sue difficoltà, la sua non completezza, sia i nuovi arrivati che i ragazzi che fanno parte da più anni della Reggiana, di essere consapevoli del nostro campionato, di quello che ci attende. Li ho visti lottare, hanno fondamentalmente messo, diciamo, la cosa a cui tutti noi teniamo, ma penso che la città di Reggio tenga più di tutti, cioè il cuore. Hanno dimostrato cuore in queste partite. Poi, per carità, sì, nella partita singola si può parlare di tutto e di tutti gli aspetti. Però, insomma, questa è la cosa più importante ed è la cosa che dovranno imparare e capire immediatamente gli ultimi 7-8 giocatori che sono arrivati. Veniamo alla lettera M, Moncini Montalto, ti aiuti a capire. Moncini è un giocatore che mi sarebbe piaciuto prendere, ci ho parlato un paio di volte, ragazzo in gamba. Lo vedevo bene nel nostro contesto, lo vedevo bene pensavo fosse timing giusto per lui, però poi si va avanti col calciomercato, cioè è tutta un'evoluzione, no? La Reggiana non può, come almeno altre 10 squadre di Serie B, non può determinare il calciomercato, non lo può determinare, lo determinano in 4-5. E quindi bisogna capire la realtà, bisogna capire qual è la tua quota, il tuo livello nel calciomercato in generale del nostro campionato, e quindi ragionare, cambiare, fare valutazioni, prendere decisioni, fare scelte in maniera in itinere. Montalto. Montalto oggi è un giocatore della Reggiana. I primi di luglio, dopo una settimana e 10 giorni di allenamento con il mister, abbiamo tracciato, diciamo, la prima linea dopo che aveva visto i giocatori. Non lo vedeva benissimo per caratteristiche in quelle che erano le sue richieste, per quelle che erano le sue richieste, il suo modo di giocare. Quindi ho parlato con Adriano, ho un ottimo rapporto, penso che è un ragazzo in gamba, e abbiamo parlato di questo. Gli ho detto: Adri, capisco che ti sei dispiaciuto, ci tiene molto alla Reggiana, ci tiene molto, insomma, ci tiene molto a questa stagione,
Se il 2 settembre sarai dei nostri, sarai in lista, farai parte della Reggiana. Questo te l'assicuro, ci sarà il posto per te. Se non si troveranno le condizioni giuste, ci sarà. Quindi domani, se non sbaglio, finisce il calciomercato in maniera definitiva e vedremo se Adriano sarà con noi, sarà con noi, punto. Poi sarà allenatore a fare le sue valutazioni. Se ci sarà, vuol dire che avremo tre prime punte, quindi Pettinari, Gondo e Montalto, altrimenti se non ci sarà ne avremo due. Senti, prima di lasciare la parola ai colleghi, ti faccio: qual è stata la tua filosofia di mercato? Il discorso dei prestiti prevede una valorizzazione, questi prestiti, per i giocatori che hai acquistato? È stato un discorso pensando anche al contributo giovani? Allora, diciamo che è una scelta determinata da tanti fattori che si incrociano e che diciamo, devono tornare tutti. La società fa un budget, fa una previsione di ingresso per quanto riguarda la contribuzione sui calciatori giovani e quindi si inizia a fare un piano fondamentalmente di calciomercato, un piano strategico, penso, no? Strategico è un parolone, sembra chissà che, però molto semplice, per carità, non è che ci vogliono gli scienziati. E semplicemente si valuta su questa stagione, si valuta sul percorso che può avere la squadra, per quanto mi riguarda, almeno a 2 stagioni, cosa vogliamo ottenere, come lo vogliamo fare, e poi si comincia a scegliere, a fare le operazioni a seconda di quelle che sono un po' le caratteristiche dei calciatori che deve, a livello tecnico, fisico, che vuole anche il modo di giocare dell'allenatore. Io credo che la Reggiana, dai primi di giugno, da quando siamo partiti per questa stagione, ha fatto tante scelte, scelte coraggiose, scelte di, come abbiamo detto all'inizio, anche di discontinuità rispetto a quella che era una, diciamo, un percorso che nel mio modo di vedere era finito, cioè avevamo tanti dati per quanto riguarda gli atleti, i calciatori che avevamo lo scorso anno e dovevamo valutarli non per vincere un campionato di Serie C, ma per fare un campionato di un campionato superiore, quindi sono state fatte alcune scelte, sono state poi portate avanti. Tanti prestiti permettono di avere la possibilità di avere un livello superiore in maniera più veloce del livello squadra nella stagione. Sicuramente durante la stagione la Reggiana dovrà cominciare a valutare, pensare di costruire quello che è un blocco di calciatori che possano avere, dare inizio a un mini ciclo di stagioni, chiaramente. Questi calciatori, oltre al valore più importante, probabilmente è quello dell'aspetto umano, delle capacità, del saper stare insieme, di avere un'identità della nostra città, della nostra squadra, chiaramente devono avere anche un valore tecnico che possa diciamo, darci una base, dare una base per la Serie B. Ecco, questo sarà, diciamo, il prossimo step. Sì, scusa, a parte Roder e Mancini, c'è qualche rimpianto che non sei riuscito a prendere o sono loro due grandi rimpianti? Ma non ho proprio rimpianti, guarda, sinceramente non ce li ho. E se ce li avessi te lo direi, tranquillamente. Roden comunque era un giocatore di 32 anni che probabilmente ci permetteva di acquisire un po' più, soprattutto in un momento della stagione dove eravamo tutti, molti i giocatori della scorsa stagione, più ragazzetti, più giovani, perché nel percorso cronologico, diciamo, della costruzione della squadra, il primo step era individuare e prendere i giocatori giovani che ci avrebbero permesso di fare una base della squadra e sicuramente ci avrebbe potuto dare vedevamo in lui in quel momento un giocatore che ci poteva dare esperienza internazionale, sa giocare partite, ha vinto campionati, quindi da quel punto di vista, però non è che non ce la siamo mica presi tantissimo. Penso cose che succedono, se ne sono viste durante quest'estate più di una a tutti i livelli, quindi nessun problema, nessun rimpianto, ma stessa cosa per Moncini, non era una cosa fattibile, pazienza,
prendiamo un altro giocatore, non c'è nessun problema, i giocatori ce ne sono tanti, quindi non è che uno vale l'altro, se non ce n'è uno se ne prende un altro, se ne sceglie altri. Direttore, tempo fa disse che bisognava capire la Reggiana dove si collocava nel mercato, no? Ecco, quando approcciava i calciatori, come l'ha vista la Reggiana? Cosa ha percepito? La Reggiana come vista? Sicuramente durante i primi mesi, diciamo che dei calciatori di livello top che potevano magari andare nelle migliori squadre di Serie B, potevano vederci come una squadra che aveva una rosa per il loro, diciamo, standard a volte insufficiente. E poi è cambiato qualcosa magari nella parte finale? Nella parte finale qualcosa è cambiato, perché comunque sia i giocatori guardano partite, vedono situazioni, sicuramente l'impianto di gioco che ha mostrato la Reggiana è stato buono in queste settimane, quindi probabilmente hanno cominciato a ragionare in maniera diversa. E poi c'è tanta curiosità su Antist, no? Arrivato l'ultimo giorno, cosa può dare in Serie B? Ha fatto la Serie A, seppur non ha avuto magari, non è mai stato titolarissimo, ecco, però come è nata l'opportunità e cosa può dare questo giovane? Ma Antist, ne ho parlato con il Sassuolo, penso due mesi e mezzo fa, quindi era una cosa che comunque sia io avevo sempre in testa, perché è un giocatore che ha grandi qualità fisiche e a mio avviso molto dipenderà dal modo in cui entrerà a far parte del gruppo e interpreterà il nostro modo di giocare. Direttore, hai rispettato il budget? E se sì, dove viene collocato in una classifica della Serie B? Guarda, ho rispettato il budget, ti dico non pienamente, nel senso che grazie al patrone, ai presidenti, l'ultimo giorno mi hanno permesso di sostituire, di non considerare praticamente l'impatto di video, sul monte ingaggi, e quindi sì, diciamo che la sostituzione video Antiste è andata fuori. Nella classifica non lo so, non ho idea, ma quello, tutti sparano numeri, tirano numeri a caso, ma io dico state calmi, che tanto a novembre la Lega tira fuori tutto quanto, poi mettete quello e da lì si vede quanto le società spendono, è semplice. Zero costi di cartellini, vero? Bah, non proprio, perché abbiamo pagato il prestito di Nardi e il prestito di Gondo, un po' di quindi un po' abbiamo, poi adesso non è che sono ancora un po' pieno di però insomma la Reggiana ha iniziato un percorso, è il primo anno, facciamo il primo passo in questa categoria che, ripeto, è diventata una categoria più complessa rispetto a 3 anni fa, quindi passo per passo. Sei riuscito a contattare più di 100 giocatori? Che ti dico, boh, ma 100 sono tanti, non credo. No, non credo, sinceramente non credo, non sono il direttore, poi ogni direttore lavora a modo suo, quindi sarebbe interessante che anche i giocatori capissero questo, perché ci sono società dominanti nel calciomercato di una categoria che magari cercano un terzino sinistro e ne bloccano 10 e fanno rallentare tutte le operazioni anche a quelle sotto, chiaramente, e non faccio in quella maniera. L'otto della Gazzetta dello Sport come vota il mercato, cosa ti dice? Dice che, non lo so, che i voti contano poco, contano i fatti, e io non l'avrei dato 8 alla Reggiana, sinceramente. I bookmaker però assegnano solo a Feral Pisalò ed Ecco una scommesse per la zona retrocessione, quindi mettono la Reggiana al terzultimo posto. Segno che ci vedranno da terzultimo posto, noi dovremmo essere bravi a dimostrare che potremmo avere le capacità per scalare questa classifica. Lotteremo per questo, ripeto, la squadra ha dato segnali da questo punto di vista di capire che deve lottare, che deve stringere i denti. Non l'ho visto
con, nel secondo tempo col Palermo questa cosa, perché se fa dopo un bel primo tempo calcisticamente abbiamo già fatto forse la nostra miglior partita con il Palermo in casa, no? E primo tempo abbiamo giocato meglio di loro, perdevamo di un gol e eravamo sotto di un uomo, quindi credo che questo aspetto ci abbia e diciamo la poca attenzione dopo l'1-1 ci abbia fatto ragionare. Mi auguro molto i giocatori, soprattutto quelli più esperti, quelli che devono diciamo tenere le briglie quando è momento, insomma dare indicazioni anche all'interno del campo quando è il momento. Delle quattro partite, ecco, ripeto, credo che sia stata senza dubbio la migliore. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita anche con il Cittadella, la classica partita che si fa col Cittadella. Era una partita che era 0-0, sono venuti gli arbitri, ci hanno detto che c'è stato un errore nel nostro gol, era un errore di comunicazione tra il quarto uomo e l'arbitro, il gol non era da annullare perché era fuori tempo regolamentare, e per me era un pareggio e dove abbiamo fatto la partita giusta. Con il Como penso abbiamo fatto la nostra peggior partita, è stata fino adesso. Con il Parma era un derby e il risultato era molto importante per noi, per i nostri tifosi, per quello che rappresenta questa partita, senza nascondere niente, per la grande forza del Parma. Il Parma comunque sia sono anni che fa investimenti poderosi, li fa con continuità, e in quel caso la continuità alla fine fa la differenza. Ti riporto 16 over, potrebbe essere 17 con Montalto, cosa significa? No, potrebbe, 17, oggi sono 17 con Montalto. No, 17 con Montalto, se è il mercato ancora aperto, hai lasciato questa finestra. Però... possiamo vendere tutti ancora. Sì, se arriva il Brescia e ci paga 3-4 milioni qualcuno, perché no? Quindi 17 over, 10 due giovani, bandiere. Due bandiere, cosa vuol dire? Che hai lasciato un posto per... Si sa mai. Si sa mai. Esatto. È il posto del non si sa mai, dell'emergenza. Tu ti eri espresso anche sul mercato lungo, in modo contrario, no? Lasciando sia sul mercato lungo sia sul fatto che quattro società hanno potuto operare fuori dai canonici tempi delle altre. Ha inciso o non tanto, viste le ultime mosse che stanno facendo? Non lo so, lo vedremo poi alla fine di tutto, ma... Io parlo di quelle del nostro campionato, non parlo degli altri campionati. Io ieri o l'altro ieri mi sono sentito con il mister Foschi, che siamo molto amici, e ci paraculavamo un po' su questa cosa. Ma che cazzo hai detto? Ma che dire? Sta buono, eh? Ognuno difende il suo. È iniziata la lotta salvezza, io ho detto mister, il mio obiettivo è salvare la Reggiana. Voi comunque sia in questo modo, tu non ti rendi conto perché fai l'allenatore, avete un vantaggio. E se siete stati ammessi il 29, io ho detto mister, è segno che un motivo, qualcosa di un errore piccolo, grande, qualcosa c'è stato, altrimenti eravate stati ammessi precedentemente. Quindi di solito chi fa un errore in qualche modo paga, tanto, poco, e quindi a mio avviso, nel mio modo semplicissimo di valutare le cose, avete avuto un vantaggio, perché se finiva come gli altri, a mio avviso era la cosa giusta. A mio avviso, io ho fatto tanti anni di Serie B, solo una volta è stata concessa una deroga in questa maniera, è stata concessa al Vicenza, che praticamente quasi non aveva la squadra una settimana prima dell'inizio del campionato, è arrivata quarta perché c'è un perché, che chi fa calciomercato capisce. Quindi poi dopo ognuno tira per la sua parte, sicuramente sì, ognuno tira la sua parte. Poi calciomercato lungo, il calciomercato è lungo, lo dicono tutti, ma si vede che ci sono degli interessi tali che conviene farlo così, ma gli addetti ai lavori subiscono questa cosa. E come avevo detto prima dell'ultima giornata del campionato, penso di essere stato abbastanza preciso nella cronologia in quel tempo, se uno va a rivedere le cose, non conta chi inizia, l'inizio è pari per tutti, anche se finisci il 10 marzo. È pari per tutti, perché finché non hanno finito tutte le squadre, non sono tutte pronte, procuratori, giocatori, altre società che devono vendere, cedere, prestare, aspettano tutti. E purtroppo è il malcostume italiano a far concentrare tutto nell'ultimo giorno. Se l'ultimo giorno fosse il 31 luglio sarebbe la stessa identica cosa, non cambierebbe assolutamente nulla, ci sarebbe meno dilatata la parte precedente, dove in tutte le città d'Italia tutti i tifosi di ogni...
tutti i tifosi di ogni squadra dicono più o meno, a seconda del livello della squadra, le stesse cose. E ci sono sempre le stesse dinamiche. Sempre. Hanno avuto tempo, sono arrivati tardi, hanno fatto cosa aspettano, okay? Ma è, purtroppo è così invece. È tutto, sembra un canovaccio già scritto che si ripete, quindi bisogna avere solo la pazienza di aspettare di arrivare alla fine. Poi, quella che è la cosa che secondo me è invece non è stata fatta bene e si poteva tranquillamente evitare, è che durante il calciomercato è stato messo un turno infrasettimanale. 10 squadre di B erano a favore, 10 erano contrarie, alla fine hanno scelto per fare questo infrasettimanale, che ha clamorosamente avvantaggiato le società potenti economicamente, cioè, e che sono, diciamo, già in questa categoria o vengono da una categoria superiore, quindi hanno una rosa, cioè partono con 10 punti di vantaggio, 10 no, ma 7, 8 punti di vantaggio partono per questa cosa. Perché 4 partite prima che finisce il calciomercato con l'infrasettimanale sono troppe. Le critiche, infatti, che i tifosi ti rivolgevano fino al 29 era: hai avuto tempo da aprile a settembre per fare la squadra e ti porti negli ultimi giorni. Però, ma 20 giocatori li hai mai acquistati anche a Cosenza quando hai venuto a fare la squadra? A Cosenza il 10 maggio avevamo 5 giocatori sotto contratto e senza allenatore, quindi eravamo il 10 agosto, scusami, quindi eravamo messi peggio, molto peggio, non avevamo neanche iniziato la preparazione. 14 prestiti, il che significa avere una società leggera, è anche un input della società questo? Ma ne abbiamo parlato, insomma, con la proprietà e con tutti quanti. Sicuramente era quello di essere smart, era uno degli obiettivi, fermo restando che da ora, concentrati nell'obiettivo che è quello della salvezza, si può cominciare poi se raggiunto, a lavorare anche in maniera un po' diversa. E il Bayer ci fa il conto quando avrà il tesseramento da italiano? Ma vedremo quello che succederà. Abbiamo deciso di prendere 9 difensori, quindi teoricamente a livello numerico siamo a posto. Hai fatto un post ricordando i calciatori che sono appena arrivati in nazionale. Non hai citato i giocatori della Reggiana, ma era sottinteso che Bianco, Vergara, secondo te possono arrivare, Marcandani possono arrivare ai livelli di Spinazzola e compagni. Oltre alla valorizzazione della Lega, quindi il vantaggio che fornisce la Lega, c'è anche un premio di valorizzazione per questi giocatori che si stanno imponendo in Serie B? Allora, io non ho scoperto nessuno. Perché mi fanno ridere quelli che dicono io ho scoperto, nessuno scopre nessuno. Un direttore sportivo dà l'opportunità a un giocatore, semplicemente quello, a volte va bene, a volte va male. In questa ultima convocazione, comunque sia, 6 giocatori che sono passati, che veramente erano, per esempio, Casale dalla Primavera del Verona, Mancini dalla Primavera della Fiorentina, altri giocatori dalla Serie C. In questa convocazione, perché se guardiamo in altre convocazioni sono di più, e io credo che la domanda, che quest'anno la Reggiana ha dei giovani interessanti, che però sono all'inizio di del percorso, no? Come erano all'inizio questi calciatori quando giocavano nel Perugia da ragazzi molto giovani. Quello che volevo dire, volevo mandare era un messaggio a questi ragazzi, che ci vuole pazienza, che ci vuole costanza, che ci vuole una grande cultura del miglioramento, una grande volontà di migliorare, una grande forza a livello personale, umano, perché le difficoltà arrivano, ci sono sempre, ci sono ogni anno, c'è il periodo di difficoltà per tutti i calciatori, che sono ragazzi di 19, 20, 21 anni, che quindi devono avere la forza e la capacità di imparare a sopportare certe critiche, certi momenti difficili. E cosa anche molto importante, di ragazzi che era il loro valore umano, il loro spessore umano, la loro educazione, ma proprio educazione quella vera, insomma, che è una parte importante,
secondo me, per arrivare a certi livelli. È vero che hai rifiutato una cifra importante per il giro? No, ci sono state delle richieste di informazioni, ma non è che abbiamo rifiutato nulla, ma poi la proprietà ha detto che dobbiamo iniziare a costruire, quindi prima a quelli che abbiamo nostri vediamo più avanti. Chiedere due cose io, la prima è, quindi se ho capito bene, torno in curiosità per vedere in Granata i vari Cernigoi, che non abbiamo parlato, ma giocatore di livello superiore, i San Pirisi, Paglia, che bisogna comunque aspettare gli ultimi giorni, cioè hai dovuto aspettare gli ultimi giorni perché prima non potevi, non avevi forse la disponibilità, o loro volevano aspettare qualcosa di superiore, mettiamola così. È tutto un mix di cose, ma è sempre uguale, è sempre lo stesso. A giugno la società vuole pigliare Ibrahimovic, Van Basten, la città di te, Ibrahimovic, Van Basten, eccetera, eccetera. E i giocatori vogliono andare in Champions League. Poi la società comincia a scendere e piglia, e loro cominciano a pretendere un po' meno dalla Champions League all'Europa League, alla cosa, finché a volte si arriva anche in Serie C, loro, e noi a scegliere magari quella che è la realtà, un giocatore che magari tu all'inizio non tenevi neanche in considerazione. Poi funziona così, cioè alla fine ci si incontra, purtroppo ci si incontra sempre alla fine del calcio mercato, ma tutti gli anni uguale, non cambia, a meno che uno determina il mercato. Sono il Palermo di questa stagione, ho 12 milioni, 11 milioni di cartellini da spendere, sono forte, determino il mercato immediatamente e lo posso fare, posso accorciare i tempi, ma accorciare i tempi ha dei costi, a mio avviso, fuori misura. Certo. Poi ti volevo chiedere, secondo te, la Reggiana ha in casa la punta, la doppia cifra, no? Che magari una critica che al netto di un mercato ottimo può essere che le incognite su un attaccante in grado di arrivare a una doppia cifra. Cioè, secondo te ce l'abbiamo già in casa? Per me sì. Sì. Per me sì. Perché la punta, la doppia cifra è... Che vuol dire? Nel senso che questo è l'ottavo, nono anno che faccio RB, penso, e generalmente ho quasi sempre nella situazione in cui di partenza che ho costruito, ho sempre preso i giocatori che li dovevano fare i 10 gol, non quelli che l'avevano fatto. O me li trovavo in casa che magari nel tempo erano cresciuti, erano diventati la cosiddetta doppia cifra, ma quanti giocatori sono andati in doppia cifra l'anno scorso in Serie B? No, te lo chiedo, perché se uno cerca anche la punta, la doppia cifra, quanti giocatori l'anno scorso sono andati in doppia cifra? Adesso non me lo ricordo, però comunque la domanda era, secondo te... Ma male che non te lo ricordi, perché ci devi guardare se erano molto pochi, erano. Perché ci sono quattro giocatori che hanno fatto più di 15 gol. La Padula, Poliampalo, Chedira e Brunori. E Poliampalo ne ha fatto quattro in una partita comunque. Quattro calciatori che sono andati sopra. Due sono in Serie A e due sono nelle top che giocano per vincere la Serie B. Il quinto è Mulattieri, che gioca in Serie A, che ne ha fatti 12. Quindi da 12 a 10 ci sono 7 calciatori. Quindi in tutto 11 calciatori hanno fatto la doppia cifra. Quindi veniamo, quante squadre in Serie B hanno quella che tu pensi sia la punta della doppia cifra? Considera che di quegli 11... A spanne ti dico che almeno 5 fanno la Serie A adesso, quindi ne sono rimasti 6. Chi li piglia questi 6? Il primo che ha 9 gol era Moncino, penso. Che però non era la doppia cifra. Vabbè, lì qui c'è sul bel bomber la doppia cifra, c'è da fare un ragionamento. Direttore, non hai preso un giocatore dalla Serie C, perché? In che senso l'ho preso? No, hai preso tutti i giocatori che hanno passato di Serie B. Perché è brutto da dire, ma quelli della Serie C ce l'avevamo, li abbiamo portati su noi, sono saliti insieme a noi con giocatori della Serie C. Volevo prendere due o tre giocatori di proprietà di Serie C, però non ci sono riuscito.
poi qualcuno l'abbiamo preso, perché Vergara e Mercandalli sono, hanno fatto la Serie C l'anno scorso, certo, non sono nostri di proprietà. Però... è vero che il Foggia per Frigerio ti ha sparato una cifra da giocatore di Serie A e non da Serie C? Ma non lo so se era un giocatore di Serie A, è la cifra che pensavano loro fosse giusta, che non era quella che pensavamo noi. Ma gli è rimasto lì? Ci hanno chiesto un milione, come, per me era troppo. Come Correa, no? Penso che sia stato un discorso di... Sì, sì, no, è... Triestina ha offerto di più, ma ha offerto una cifra che secondo me non era giusta. Ma la mia battuta era perché in tempi non sospetti tu avevi detto la Serie B necessita di giocatori che hanno fisicità, esperienza e giocatori di categoria. E per questo credo che la scelta... Il nostro obiettivo è salvezza. Dopo la partita di Como, ma anche prima, la cosa evidente è stata che avevamo un buon impianto di gioco, abbiamo giocatori tecnici, validi, ma mancava solidità, a mio avviso, a quella squadra, mancava un po' di esperienza, anche un po' di mestiere, quindi siamo andati in una certa linea. Cioè, non possiamo come Catanzaro, che ha mantenuto l'ossatura e la sua rinforzata. Ogni squadra ha il suo momento e il suo percorso. Il Catanzaro ha un percorso diverso, ha tenuto tutti i giocatori che bene o male la maggior parte avevano fatto categorie superiori, che erano scesi a giocare, simile al Bari dell'anno precedente. Non lo so se era già pronta, anche perché comunque sia che giocano, ce ne sono 5 se non sbaglio, della stagione precedente. Sabato ha giocato gli ultimi 11. No, Krajnc ha giocato sicuramente, ho visto giocava, poi Olivieri è stesso. Vabbè, insomma comunque sia... Credo, vabbè, gioco o non gioca, era un percorso diverso. L'anno scorso il Catanzaro ha fatto tutti i record di punti, ha battuto la Reggiana nelle ultime 10 partite, ha fatto 14 punti. Erano due squadre completamente diverse. Però se ti posso chiedere, tutti i nostri ex, nessuno è andato in Serie B tranne Cauz e Diego. Allora mi chiedi, se mi fai la domanda di prima, non mi fai la domanda adesso. Sono due considerazioni diverse. Sono diverse, ma forse possono portare tutte alla stessa conclusione. Per chiudere, volevo dire, quest'anno vai in panchino o hai bisogno di farti espellere al posto dell'allenatore, no, o ne resta più tranquillo? Ma io ogni tanto vado in panchino, mi piace ogni tanto andare in panchino. Vado ogni tanto una partita a caso, vado in panchino. Può darsi che ci andranno anche quest'anno, soprattutto in trasferta in casa, no? È troppo bello vedere la partita dalla tribuna. Da noi. Direttore, mi fai fare un salto all'indietro, dopo chiudiamo, un salto a Sassari, a Torres Reggiana. Dopo quella partita, è inutile negarlo, poteva essere un momento molto importante per la Reggiana, per Aimodiana. C'era pronto un allenatore, che era William Viali. Era lui che forse sarebbe dovuto subentrare eventualmente ad Aimodiana. Ma guarda, poi, come ho detto più volte, io non leggo, ma veramente non leggo i giornali, e quindi non leggo... No, giornali, ma non era cose, scritto. Quindi non riesco a capire quella che è il sentiment a volte dell'ambiente, le chiacchiere, no? Dell'ambiente. E il patron... il direttore, i presidenti sono sempre stati sulla stessa linea da quando sono arrivato e mi hanno detto alla Reggiana si inizia con un allenatore e si finisce con quell'allenatore, e questa cosa fondamentalmente mi piace. Poi se ci sono dei, diciamo, delle divergenze a volte, ma a un certo punto si sa che si deve lavorare insieme per l'obiettivo, perché è fondamentale poi lavorare insieme e vedere. Ed è scontato che si ha lo stesso obiettivo. E quindi questa cosa secondo me è un valore in più che ha la Reggiana. È un valore proprio, a mio avviso. E quindi io di quello che era, non era, cose, chiacchiere fondamentalmente non le tengo in considerazione. Poi alla fine dell'anno, finita la stagione, si fanno le valutazioni di quello che è stato, di come è andata, come non è andata e di quello che dovrà essere, insomma. Visto che ci fai un'intervista all'anno, ti teniamo sotto pressione. Avevi, anche tu insediamento, avevi parlato di strutture,
già naturalmente il dato del suo centro sportivo, quanto effettivamente incide questo aspetto? Credo, guarda, io se dovessi dare un otto alla Reggiana lo darei proprio da quel punto di vista, perché è una figata andare tutti i giorni all'allenamento al nostro centro sportivo, c'è energia positiva. Poi fino adesso che abbiamo fatto? Abbiamo fatto 4 partite e 2 punti, quindi a livello di punti fino adesso non va bene. Ci sono indubbiamente tanti motivi, tante situazioni che avevamo anche considerate e calcolate, un inizio difficile perché abbiamo fatto 4 partite, 3 fuori, 1 in casa, il fatto che sapevamo che parte della rosa anche corposa sarebbe arrivata al termine di queste 4 partite, sappiamo che dobbiamo adesso cercare di accelerare il più possibile quello che è inevitabilmente il secondo step, cioè quello di portare questi 7-8 calciatori a livello degli altri, sia dal punto di vista fisico-atletico, perché la maggior parte, purtroppo, come tutti, come sempre, di questi calciatori stanno fuori dai progetti delle loro squadre, perché altrimenti no, non te li danno. E quindi devono arrivare a livello dal punto di vista fisico-atletico, ma anche a livello di concetto e concezione di gioco. Quindi sappiamo che abbiamo questo secondo step, e durante questo secondo step abbiamo altre 5 partite complicate con squadre molto forti, molto avanti, perché purtroppo se giochi contro la Cremonese, che ha una squadra che viene da un campionato vinto, una Serie A, e tolti alcuni giocatori, è già consolidata a livello di modo di giocare, a livello di gruppo squadra, avrà aggiunto negli ultimi giorni un giocatore, forse 2 giocatori, non di più, e quindi sappiamo quelle che sono le difficoltà che ci aspettano. Risposte che non c'entrava niente a quello che mi hai chiesto, ma la Reggiana gli dà 8 per il centro sportivo, perché è veramente un piacere stare tutti gli anni. Che ne stai ritrovato in tutti gli anni? Quello che ti aspettavi, migliorato? Io non lo so, quello che non si può mai sapere, no? I risultati, quelli lì, proprio il risultato, quelli che gli dai punti in classifica, come sarà, come non sarà, ma io credo che Nesta sarà un allenatore che farà carriera. Noi abbiamo trovato un certo umano, una bellissima persona, adesso l'allenatore deve dare qualcosa in più in questo mese, no? Mi sembra che sia quello decisivo. Ah, l'allenatore deve dare qualcosa in più sempre, praticamente. Purtroppo, per fortuna per lui, però io credo che con Nesta, il suo staff, il lavoro che sta facendo, quello che vediamo tutti i giorni è un lavoro di alto livello. Ecco, ho detto una cosa interessante. Lo staff, avete aumentato la professionalità e anche il numero dello staff? Allora, il numero dello staff no. Sono le stesse figure che avevamo da gennaio in poi. L'avevamo già come proprio in quelle caselle, perché erano quelle che secondo me sono quelle giuste per fare un, diciamo, per un primo livello di calcio della Serie B, insomma. E l'anno scorso la mia idea era: vogliamo andare in Serie B, prepariamoci come se ci fossimo già. E quindi quest'anno abbiamo cambiato alcune figure, alcune professionalità, ma il numero e le competenze sono identiche a quelle del giorno di ritorno. Scusa direttore, potremmo aspettarci un minuto nelle prossime ore? Non lo so. Vediamo, c'era un paio di interessamenti per un paio dei nostri calciatori, ma diciamo che probabilmente no. Reggio, non ci manca niente. Pensava che sia matto. Se sta troppo bene, Reggio. Ma l'acqua si può bere adesso.